Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo ed esilarante episodio. Oggi vi voglio parlare del motivo per il quale lo speed non vi fa cedere, Poste ID non mi fa cedere. Ma sapete quante volte all'interno del mio sito istituzionale mi arrivano delle email dirette che mi dicono: Ciro, non riesco ad accedere utilizzando lo speed. Che dire, all'interno di questa guida, video guida e audio guida, se la stai ascoltando in formato podcast, ti voglio spiegare nel dettaglio che cosa devi fare e come lo devi fare per risolvere definitivamente il problema. Prima di addentrarci nella soluzione di questo problema, lascia che ti faccia una piccola raccomandazione. Se resterai sino alla fine di questo video, per te ci sarà non solo la soluzione al tuo problema, ci saranno anche diverse opportunità che ti permetteranno di ottenere sconti e promozioni su prodotti particolarmente interessanti in questo particolare momento storico. Quindi resta fino alla fine, perché le opportunità sono tante e la soluzione è garantita. Se questa è la prima volta che vedi questo video e se questa è la prima volta che vedi questa faccia, io mi chiamo Ciro Muto e mi occupo di formazione personale. All'interno del mio sito istituzionale ho già aiutato oltre 4 milioni di italiani a risolvere uno dei loro problemi più importanti, che è quello del denaro. All'interno di questo video invece ti voglio spiegare in maniera dettagliata che cosa devi fare per risolvere il problema relativo allo speed se non riesci ad accedere. Una delle prime cose che ti voglio accennare all'interno di questo video è il fatto che lo speed smette di funzionare tante volte non per colpa del sistema speed di Poste Italiane, ma per colpa del sito governativo. In questo particolare momento storico, milioni di italiani stanno cercando di andare a controllare non soltanto il bonifico del cashback all'interno dell'appio, ma anche tante altre informazioni che sono racchiuse all'interno dei siti governativi. Molte volte quando speed non ti fa accedere, il problema non è dovuto allo speed di Poste Italiane, ma al sito in questione governativo che sta creando dei pasticci. Che cosa succede nello specifico? Quando vai a provare ad accedere ad uno di questi siti governativi, come per esempio l'applicazione IO, quello che l'applicazione ti richiede è un accesso utilizzando lo speed, che in questo caso è lo speed di Poste Italiane, ma potrebbe essere uno qualsiasi dei gestori speed attualmente disponibili sul web. Poniamo il caso dello speed di Poste Italiane. Quando proviamo ad accedere all'applicazione IO utilizzando lo speed di Poste, l'applicazione IO crea una sorta di errore che va a bloccare le tue credenziali dello speed e di conseguenza non ti permette di accedere. Ora che cosa devi fare e come si risolve il problema? La prima cosa da fare è quella di andare a resettare le credenziali dello speed per risolvere il problema in maniera parziale. Per fare questo dovrai andare sul sito di Poste Italiane e cliccare su "ho dimenticato la mia password" oppure "ho dimenticato le mie credenziali". Clicca su questo pulsante, richiedi una nuova password e resetta quella alla vecchia. Questa procedura ti consente di sbloccare la tua utenza speed, ma comunque non ti permetterà di accedere a nessuno dei siti governativi, perché devi sapere che quando succede questa particolare tipologia di errore e tu non riesci ad entrare all'interno del sistema speed, o meglio non riesci ad entrare all'interno dei siti governativi, quello che devi fare è resettare la password e avere la pazienza di aspettare all'incirca 30 minuti o 2 ore, perché devi sapere che una volta che resetti la password, il sistema speed va comunque in protezione e genera una sorta di messaggio che ti dice che le tue credenziali sono bloccate e che non puoi ripetere l'accesso. Ora che cosa succede? Una volta che tu resetti le credenziali, se provi nuovamente ad accedere ad esempio all'applicazione IO o al sito dell'INPS, che in questo particolare momento mette ancora l'accesso utilizzando il PIN, ma tra poche settimane sparirà completamente l'accesso utilizzando il PIN, ti troverai comunque ad avere un blocco, perché non hai aspettato questi 30 minuti che servivano per resettare la tua posizione, quindi ti troverai nuovamente punti a capo. Se commetti questa particolare tipologia di errore, quello che devi fare è nuovamente resettare le credenziali, ma questa volta non andare di nuovo a provare ad accedere al sito, perché non riuscirai ad accedere fin quando non aspetterai questa famosa mezz'ora, che possono essere anche un paio d'ore se vuoi stare più tranquillo, per poi provare ad eseguire di nuovo l'accesso all'interno del sito governativo. Questa è l'unica procedura valida che ti consente di accedere se in questo momento lo speed di Poste Italiane non ti fa accedere e ti genera una qualsiasi sorta di errore all'interno del sito governativo in questo caso, o all'interno dell'applicazione speed che non ti fa accedere perché ti dice che la posizione è completamente bloccata. Ora, chiaramente, una volta che avrai resettato, ti renderai conto che aspettando questa mezz'ora potrai accedere al sito governativo. Come ho sottolineato all'interno di questo video, questa particolare problematica non è dovuta allo speed di Poste Italiane, ma molte volte sono proprio i siti governativi che
Nonostante i continui accessi cercano di reggere e tante volte non riescono a mantenere la molle di persone che nello stesso momento stanno cercando di entrare all'interno di quel particolare sito governativo. Quindi quello che devi fare, resetta le credenziali, aspetta 30 minuti e ritenta nuovamente ad accedere al sito governativo. Come ti avevo promesso all'inizio di questo video, visto che hai avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, voglio farti alcuni regali che sono molto utili per quanto concerne questo particolare momento storico. Ancora in fase di Covid, ma comunque in tempo di vacanza. Se stai per partire, qua sotto nella descrizione di questo video trovi la migliore carta di credito del 2021, totalmente gratuita, con 8.000 punti bonus che ti consentiranno di scegliere uno tra i tanti premi disponibili all'interno del catalogo che trovi sempre qua sotto nella descrizione di questo video, in maniera del tutto gratuita. Oltremodo, se devi partire e pensi che può servirti un'ulteriore disponibilità di denaro extra, sempre nella descrizione di questo video trovi non uno, non due, ma tre partner completamente diversi che ti permettono di generare tre preventivi per ottenere un prestito da 1.000 euro sino a 50.000 euro in maniera del tutto gratuita. Utilizzando questi tre link qua sotto potrai accedervi e potrai avere il migliore tasso del web. Quindi, come vedi, i consigli sono tantissimi e ti voglio fare anche un terzo regalo. Se prima di partire hai bisogno di una carta prepagata per mettere una parte dei soldi in un posto completamente diverso, sempre qua sotto trovi la migliore prepagata del web, totalmente gratuita, con bonifici gratuiti e prelievi gratuiti all'interno di qualsiasi bancomat italiano presente sul territorio italiano. Quindi qua sotto trovi queste tre grosse opportunità e prima di salutarti lascia che io ti ricordi quali sono i miei canali per metterti in contatto con me. Oltre a questo video, all'interno del mio canale YouTube trovi il mio canale podcast, che in questo momento è il più seguito del web per quanto concerne la finanza personale. Lo trovi qua sotto nella descrizione di questo video. E sempre qua sotto nella descrizione di questo video trovi il mio canale Telegram. Su Telegram, iscrivendoti al mio gruppo gratuito Genius, ti metterai nella condizione di ottenere sconti e promozioni dal lunedì sino al sabato in maniera del tutto gratuita. Quindi sarai sempre aggiornato ogni qualvolta c'è un nuovo conto o c'è una nuova carta o c'è una nuova possibilità di un prestito. Lo troverai all'interno del mio gruppo Genius, quindi iscriviti gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video. Prima di salutarti, ovviamente, fatti un salto all'interno del mio sito istituzionale, perché da poco abbiamo rilasciato non solo dei nuovi prodotti ma anche delle nuove introduzioni gratuite per quanto concerne diverse guide che ti possono aiutare in diversi ambiti della tua vita. Se sei un libero professionista e stai guardando questo video, per esempio, all'interno del mio sito ufficiale trovi l'introduzione gratuita dell'unica guida sul mercato che ti spiega come trovare clienti da zero in maniera del tutto gratuita. Quindi vai sul mio sito, vai nella sezione guide e puoi scaricare l'introduzione gratuita della guida su come trovare clienti. Se invece hai dei ragazzi che ancora non hanno compiuto 18 anni ma sono comunque interessati a iniziare a guadagnare qualcosa invece di chiederlo ai propri genitori, sempre all'interno del mio sito ufficiale nella descrizione di questo video trovi l'introduzione gratuita della guida su come guadagnare da minorenne. Questa è l'unica guida sul mercato che racchiude metodo, strategie e strumenti all'interno di un'unica guida ad un costo veramente irrisorio. Ultima ma non per importanza è la mia guida agli investimenti. La guida agli investimenti è il primo prodotto che le persone comprano quando si affacciano all'interno del sito ciromuto.com. Anche in questo caso trovi sia l'introduzione gratuita che la guida ad un prezzo promozionale nella descrizione di questo video. Dulcis in fundo è il mio corso Start. Start è l'unico corso live che ti spiega da zero che cosa devi fare per iniziare a guadagnare sul web andando a costruire un'azienda che domani mattina ti può fruttare non pochi soldi ma un enorme capitale sul lungo periodo. Il corso è valido fino a esaurimento posti perché dedico la mia attenzione ad un massimo di 5 persone live contemporaneamente. Che dire, queste erano tutte le informazioni inerenti non solo ai miei prodotti ma anche alla possibilità di andare a sbloccare il post ID e lo speed se in questo momento non riesci ad accedere. Io spero di esserti stato utile. Se questo video è riuscito ad aiutarti in qualche modo, schiaccia like, condividilo all'interno dei tuoi canali social, fai una cosa gradita a tutte le persone che in questo momento stanno avendo il tuo stesso problema e, perché no, magari offri un'informazione a titolo gratuito alle persone alle quali vuoi bene. Con questo è tutto, io sono Ciro Muto e questo è il mio video interamente dedicato al come sbloccare il post ID se in questo momento non funziona. Resta sintonizzato su questo canale e non perderti i prossimi video. Ciao!